Salve a tutti, per le guide di Sode Linux Orizzonti, adesso illustrerò il modo per poter installare nuovi applicativi dentro questa installazione che è un'installazione nativa. Come vedete, i software che Sode Linux ha sono nel suo menu, sia in accesso rapido alla didattica, sia nei menu tematici che sono appunto in questa zona. Adesso io vado ad installare un nuovo software che si chiama Stellarium, che noi non abbiamo inserito perché è pesantino, ma che è molto interessante per la visione del planetario nelle varie epoche e nelle varie stagioni. Quindi dal punto di vista didattico è un bel software. Come faccio a installare un nuovo applicativo dentro Sode Linux? Allora, per poter fare questo, devo andare appunto nella gestione del sistema e ho due strade. O vado in amministrazione e nell'ambiente gestore pacchetti, qui si apre il famoso Synaptic, i pacchetti sarebbero i software di Sode Linux, metto la mia password e a questo punto con i privilegi di amministrazione posso installare qualsiasi pacchetto. Ecco, naturalmente questi sono pacchetti certificati dal sistema Ubuntu e nella ricerca farò una ricerca in tutte le sezioni che sono queste qui. Voi vedrete evidenziato tutti. Bene, allora io faccio una ricerca e cerco Stellarium. Ecco, io so già che esiste questo programma perché ho fatto una perché lo so, ma potrei aver fatto una ricerca su Google cercando applicativo per la volta celeste Ubuntu e Google mi avrebbe dato questa risposta. Eccolo qui, Stellarium. Quindi mi ha trovato Stellarium, io non faccio altro che mettere la spunta installa, metto una sola spunta e poi voi vedrete, seleziona, che lui ne mette due, installa anche i dati relativi a questo programma 3D, che ovviamente funziona bene con computer recenti e con schede 3D. Bene, fatto ciò, io cliccherò applica e lui si installa, usando appunto la interfaccia di Synaptic, ma adesso andiamo a vedere come si può fare per un'altra via, forse un po' più semplice ai molti. Io adesso vado a cercare il gestore delle applicazioni, che è questo, che posso trovare, sono già applicazioni certificate dal sistema. È semplice da installare, come vedete sono disponibili 87.000 pacchetti, sarebbero i software, ma io questa interfaccia qua la posso trovare anche dal suo famoso pannello di controllo di Sode Linux, eccolo qua, centro di controllo. Io clicco qua e questo ambiente di amministrazione del sistema lo posso trovare anche qui. Adesso devo aspettare un pochino perché il mio è un computer molto vecchio, che uso appunto come test, come si vede, eccoli qui. Qui ho la gestione amministrazione hardware, internet, aspetto e stile, personale. Ecco, siccome si tratta di amministrazione, lo trovo qua, gestore delle applicazioni. Adesso vedrete, io clicco qua e si apre appunto questo. Io scrivo Stellarium, ecco, e come vedrete, fra un po'. Io clicco invio, andando in internet il computer mi dà la risposta di che se c'è Stellarium è disponibile e se lo voglio installare. Mi dirà se ce l'ho installato e se lo voglio installare. Quindi bisogna aspettare un po' che va in internet. Eccolo qua, Stellarium, Real Time Photorealistic Sky Generator. Vedete, io lo seleziono. E lui adesso mi dirà di che cosa si tratta, se ce l'ho installato, quanto pesa, quanto bisogno ho nel mio computer di spazio. Dice che non è installato, se lo voglio installare clicco installa.
è un render 3D realistico del cielo nel tempo reale. Con Stellarium tu puoi veramente vedere, eccetera, eccetera. Bene, allora io sono d'accordo, clicco installa e dopo il download io vedrò installato questo programma disponibile gratuitamente nei menu. Adesso metto in pausa e vedrete che troveremo il programma installato da potersi utilizzare. Bene, ecco, sono passati 5 minuti, si è scaricato il programma e contemporaneamente si è installato, quindi sono venuti giù 152 mega e il programma si è installato. Adesso posso solo rimuoverlo ed è questo lo stesso sistema per rimuovere un pacchetto. Come vediamo da gestore delle applicazioni possiamo sia installare che rimuovere, ma andiamo a vedere dov'è questo pacchetto, cioè questo programma. Adesso lo parcheggio e chiudo. Secondo il mio giudizio sarà in istruzione perché è un programma per la scuola didattico più o meno. Eccolo qua, Stellarium Planetario, avvio. E il pacchetto è completamente installato, disponibile. E quindi, una volta installato il pacchetto, entra fra i pacchetti di Sodi Linux e nel caso ci fossero degli aggiornamenti, verrà installato anche questo pacchetto. Verrà. Come dicevo, il programma si trova in istruzione perché è Stellarium, ma se no sarebbe in un altro ambiente. Eccolo qua, lo lanciamo, ci vuole un po' che parta, però è disponibile a tutti gli utenti, non solo all'utente che ha fatto l'installazione, cioè l'utente amministratore. Eccolo che sta arrivando, è un programma complesso, ha bisogno di un computer abbastanza potente e una volta funzionato ci fa vedere la volta celeste, eccola qua. Adesso non vado a descrivere il programma perché mi interessava vedere come si installa. Bene, allora abbiamo installato questo programma. Se volessimo disinstallarlo non dovremmo fare altro che andare nel solito gestore delle applicazioni, vale a dire sistema centro di controllo, gestore delle applicazioni e dopo averlo richiamato cliccare rimuovi. A questo punto il programma sparisce completamente con tutti i suoi collegamenti. Eccolo qua, gestore dell'applicazione, richiameremo questa finestra qui e potremo rimuoverlo. In questa maniera rimuoviamo tutti i programmi che non abbiamo più intenzione di avere nel computer. Naturalmente dobbiamo farlo con i diritti di amministrazione e quindi cliccando la password di amministratore. Ecco, fatto questo, possiamo togliere tutti i programmi che ci interessano. Ecco, allora adesso mostro come si disinstallerebbe un programma che non vogliamo più avere. Non so, prendiamo un programma di giochi Omnitux o il Tangram. Ecco, voglio buttare via il Tangram, digito qui Tangram, lui va a vedere se c'è e se c'è mi apre alla possibilità della disinstallazione. Ecco, l'ha trovato, vedete, è Gtanz. Dirà che è installato, adesso lo evidenzio, io cliccando disinstalla lo disinstallo. Bene, a questo punto se io clicco rimuovi e mi dice guarda che ti va via tutta sta roba qua e dico annulla perché non lo voglio fare perché è un bel programma utilissimo per la didattica, rimuoverei Gtanz da tutti i menu e sottomenu nel quale si trova. Perché Gtanz è sia in giochi qui e sia
nei programmi per la didattica. Ecco, con questo piccolo video spero di aver spiegato come si installa e come si disinstalla un applicativo che conosco o che trovo perché su internet Google mi dà una risposta di un applicativo interessante. Per le guide di Sodi Linux, questo è tutto, Francesco Fusillo.